Volkswagen ID.4 GTX è la nuova variante di vertice della proposta di modelli esclusivamente elettrici ID.4 della casa di Wolfsburg. I suoi due motori, montati rispettivamente sull'asse posteriore e su quello anteriore, sviluppano insieme una potenza massima pari a 220 kW, funzionando in sinergia creando una trazione integrale elettrica. Il SUV ID.4 GTX debutterà sui mercati europei nell'estate 2021 e in Germania il prezzo base è di 50.415 euro. La sigla GTX identifica la variante sportiva di punta all'interno della gamma ID. È sinonimo di una denominazione di prodotto a sé stante, il cui compito è dare una carica di sportività nuova e contemporanea al mondo dell'e-mobility Volkswagen. Ai clienti della ID.4 GTX viene consegnata una vettura prodotta con un bilancio neutro in termini di emissioni di CO2. Se la ricaricano usando corrente prodotta da fonti sostenibili come Volkswagen Naturstorm o PLT Pure Screen in Italia, anche il funzionamento dell'auto sarà neutro dal punto di vista climatico. La trazione integrale della ID.4 GTX si fonda su un'architettura completamente inedita, basata su due motori elettrici che azionano rispettivamente le ruote posteriori ed anteriori mediante un cambio monomarcia. Diversamente da una trazione integrale tradizionale, non esiste alcun collegamento meccanico tra i due assi, motivo per cui non è presente nell'abitacolo il classico tunnel centrale. I due motori elettrici presentano una struttura compatta e leggera. Un motore sincrono a magneti permanenti con una potenza di 150 kW opera sull'asse posteriore e raggiunge un livello elevato di efficienza, mentre sull'asse anteriore è montato un motore asincrono. Il funzionamento sinergico di questi due motori elettrici sviluppa 220 kW di potenza massima, permettendo così al modello top di gamma della ID.4 di accelerare da 0 a 60 km l'ora in 3,2 secondi e tagliare il traguardo dei 100 km l'ora in 6,2 secondi. La velocità massima, limitata elettronicamente, è di 180 km l'ora. Il consumo di corrente della ID.4 GTX è compreso tra i 19,1 e 18,1 kWh per 100 km secondo il ciclo NEDC. La gestione delle quattro ruote motrici applicata sulla ID.4 GTX si basa su un sistema di controllo intelligente che decide come ripartire la coppia motrice disponibile tra i due motori elettrici in modo da ottenere sempre il massimo in termini di efficienza, dinamica e stabilità di guida. Il sistema di recupero rappresenta un fattore di fondamentale importanza ai fini di una guida efficiente. Agendo sul selettore del cambio, il guidatore decide se la ID.4 GTX deve avanzare per inerzia o recuperare energia non appena rilascia il pedale destro. Impostando la modalità D-Drive, la vettura avanza per inerzia nella maggior parte delle situazioni e in questo caso i motori elettrici girano praticamente senza carico. Selezionando la modalità B, Brake, invece, i motori si trasformano in generatori e ricaricano la batteria. Se il guidatore lo desidera, il sistema Eco Assistant tiene sotto controllo l'andatura per inerzia e il recupero, non appena l'auto si avvicina ad un'area in cui è necessario ridurre la velocità. A tal scopo si avvale tra l'altro dei dati topografici e di navigazione. ID.4 GTX è dotata di freni a disco, mentre sulle ruote posteriori sono montati freni a tamburo, particolarmente resistenti all'usura e che richiedono poca manutenzione. La batteria della ID.4 GTX ha una capacità energetica netta pari a 77 kWh. Con un peso di 486 kg, offre un'autonomia realistica fino a 480 km. Sotto la denominazione WeCharge, la Volkswagen offre un pacchetto completo per la ricarica comoda, connessa in rete ed ecocompatibile delle auto elettriche. Lunga 4,58 metri, la ID.4 GTX sfoggia un'immagine imponente e sicura di sé,
Il suo design, contemporaneo e grintoso, coniuga il carattere muscoloso tipico di un SUV con un'aerodinamica evoluta grazie ad un coefficiente C pari ad appena 0,29. In virtù dei componenti tecnici poco ingombranti e del passo lungo ben 2,77 metri, è stato possibile realizzare un abitacolo spazioso come quello di un SUV convenzionale del tipo Open Space. La plancia pare sospesa, la console centrale è separata da quest'ultima e la sua configurazione flessibile crea una sensazione di ordine ed armonia. L'airbag centrale, disposto tra i sedili anteriori, si apre in caso di impatto laterale.